Ciao, sono Nicola di Kina Records. In questo video voglio spiegarti una tecnica dedicata al mix e mastering che consiste nell'eliminare le frequenze di risonanza dai vari strumenti che puoi avere nelle tue tracce, così da migliorare di tantissimo il mix e far suonare i tuoi dischi come un vero professionista. Una tecnica molto utile è lo sweeping. Si tratta di un metodo per individuare la frequenza centrale in cui andare poi a regolare la banda. Per utilizzare questa tecnica devi scegliere una banda ed aumentarne di molto il gain, quindi stringere il range di frequenza. A questo punto puoi muovere la frequenza mentre sei in play per ascoltare dove sono presenti le frequenze più importanti dello strumento e partire da qui per eventuali regolazioni. Non ti soffermare troppo in un punto, ma cerca di muoverti continuamente per sentire dove emergono delle risonanze. Ti faccio sentire un esempio. In questo punto ho individuato una frequenza che non mi piace e quindi desidero attenuarla e attenuare un po' il range di frequenza intorno a questa. Ora quindi non dovrò fare altro che diminuire il gain e portarlo in negativo di qualche dB, senza mai esagerare ovviamente, ed allargare leggermente il Q, cioè la campanatura. Infatti, non devi pensare di aumentare sempre le frequenze che ne hanno bisogno. Spesso è meglio ragionare in negativo, cioè abbassare le frequenze troppo invadenti. In generale, comunque, non c'è una regola per stabilire se è meglio aumentare o diminuire determinate frequenze. Devi semplicemente affinare l'orecchio e seguire il tuo istinto. Ora proverò a bypassare questa banda per sentire se il suono di chitarra è migliorato. Ora sembra più pulita. La tecnica sweeping viene utilizzata anche per eliminare le frequenze di risonanza. Chiudo questo EQ, seleziono la seconda chitarra, posiziono il pan in posizione centrale e carico un EQ. Regolo il low cut per eliminare le frequenze al di sotto dei 100 Hz. Ora seleziono una banda, aumento il gain tra i 15 e i 20 dB e restringo la banda. Ora posso muovermi nello spettro di frequenze fino ad individuare eventuali frequenze di risonanza. Ho individuato alcune frequenze di risonanza tra i 190 e i 200 Hz. Questa frequenza è maggiormente presente sul primo e sull'ultimo accordo. A questo punto posso abbassare il gain. In questo esempio una decina di dB saranno sufficienti. Quindi posso regolare la campanatura, ma lascerò comunque una campanatura piuttosto stretta per limitarmi ad attenuare soltanto le frequenze adiacenti. Ora posso utilizzare una nuova banda per verificare che non siano presenti altre frequenze di risonanza. Quindi aumento il gain, stringo la campanatura. Ora mi muoverò avanti e indietro mentre la chitarra è in play.
In questo punto c'è un'altra frequenza di risonanza. Anche in questo caso posso attenuarla di qualche dB, lasciando anche qui una campanatura stretta. Puoi rimuovere tutte le frequenze di risonanza che sono più evidenti, cercando però di non snaturare mai il suono originale. Quindi, anche in questo caso, una volta rimosse le frequenze di risonanza, puoi ascoltare la chitarra attivando e bypassando le Q, per verificare che il suono sia migliorato. Se è peggiorato, non ti preoccupare, puoi sempre rimuovere il channel EQ e ricominciare. Se uno strumento ha molte frequenze di risonanza, potresti esaurire tutte le bande a disposizione. In questo caso, puoi sempre caricare un secondo channel EQ sul canale. Quindi chiudo questo EQ e ne carico un secondo dal menu EQ, channel EQ. Il primo quindi lo utilizzerai per rimuovere le frequenze di risonanza, il secondo invece per migliorarne il suono. Quando lavori sulle Q, devi prestare attenzione al V-meter per evitare di andare in clip. Se succede, puoi semplicemente abbassare il gain dell'equalizzatore fino a trovare il livello ideale. Puoi fare una ricerca delle frequenze di risonanza anche sugli altri strumenti del tuo brano per individuare quelle frequenze che possono dare fastidio, migliorando così il suono generale degli strumenti e di conseguenza anche il mix, quindi suonerà tutto più pulito. Ricorda che dopo aver regolato uno strumento, devi verificare se ti piace oppure no. Se ti piace, vai avanti con questo, ma se non ti piace, cerca di capire dov'è il problema e cerca di risolverlo. Non ti accontentare mai del primo suono che trovi, ma cerca sempre di migliorarne la qualità. In questo modo, con un po' di esercizio, riuscirai a dare una marcia in più al tuo disco. Questa lezione fa parte del corso Mix e Mastering completo che trovi sul sito www.chinarecords.com. Il corso di Mix e Mastering è stato realizzato con Logic Pro, ma tu potrai applicare tutte le tecniche che vedi sulla tua DAW. Difatti, tutte le tecniche che spieghiamo sono universali. Ti lascio il link in descrizione per avere maggiori informazioni e per approfondire gli argomenti trattati all'interno del corso completo. Se ti è piaciuto questo video, metti un bel like, iscriviti al canale, attiva la campanella e noi ci vediamo al prossimo. A presto e buona musica!